5 giugno 2019. Parco Leonardo si mobilita per via Peruzzi. Accendete le luci, facciamoci vedere. Siamo qui per il quartiere, per il decoro e la sicurezza. No al degrado! No al degrado! No, incontriamo Antonio Canto, presidente del comitato di quartiere. Antonio! Allora, oggi è un momento importante perché i cittadini di Parco Leonardo scendono sull'area pedonale per testimoniare un momento di disagio e della mancata illuminazione del parcheggio di via Peruzzi, lato Portuense. Non c'è comunità senza sicurezza, le persone sono qui a testimoniare i propri condomini, i propri ceti di appartenenza, la propria scala, l'appartamento, la propria famiglia, l'importante è esserci. Oggi siamo 30, domani saremo 100, dopodomani ancora di più, è fondamentale capire che bisogna essere presenti per portare avanti delle istanze che sono comuni per tutti. Parco Leonardo non è solo Pleiadi, non è solo area pedonale, non è solo Polis, ma è un quartiere unito che ha bisogno di essere ascoltato. In questo caso la competenza è del consorzio, non importa se è consorzio o comune, la sicurezza prescinde ed è trasversale e loro sono qui a testimoniarlo. Ho suggerito invece di fare l'ospedale, un forno crematorio. Gli eventi alla festa di quartiere eravate tantissimi, ma adesso è il momento di parlare di temi fondamentali che riguardano tutti. Non c'è differenza fra Pleiadi, Polis, l'area pedonale, Parco Leonardo e Ula, ci abitano quasi 6.000 persone che vogliono la sicurezza. La luce! Chi siamo